Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Oggi vado a sostituire il guscio della chiave telecomando di un Opel Corsa di una mia amica. Incrocio le dita perché ogni volta che le faccio un lavoro trovo sempre una difficoltà. Ma per aprire il guscio basta fare leva in questo punto della chiave. E il guscio si dovrebbe aprire. Si dovrebbe. Non so per quale strano motivo, ma i due pezzi del guscio sembrano saldati fra loro. O qualcuno si è divertito a incollarli perché non si capisce, non si riescono ad aprire. Niente, non c'è stato verso. Sono dovuto passare alle maniere forti. Si sono proprio incollati, o qualcuno effettivamente l'ha incollato. A me sembra che si sono incollati col caldo, boh. Un lavoro apparentemente semplice invece mi ha fatto perdere un sacco di tempo e alla fine sono riuscito a togliere la basetta del circuito elettrico. Ora vediamo se il guscio nuovo si apre facilmente. Ecco, questo è il guscio che ho preso su Amazon e si è aperto semplicemente, non ho dovuto perdere tutto il tempo che ho dovuto perdere per aprire quello originale e ora vado a riposizionare la basetta del circuito elettrico e vado a ripristinare la chiave. Allora, poiché gli ingranaggi delle due chiavi non sono perfettamente uguali, praticamente vado ad utilizzare la parte interna del nuovo guscio, ma vado a sostituire, il terminale della chiave. Come il nuovo guscio, quello non originale, non riporta il logo, lo stemma della Opel, lo vado a prelevare dal vecchio guscio aiutandomi con una pistola termica. Ora lo vado ad applicare sul nuovo guscio utilizzando un po' di attacca. Ora non mi resta che inserire la chiave nella sede e caricare la molla prima di chiudere il guscio. Ora vi ricordo, per una buona apertura a scatto ho riutilizzato l'ingranaggio del nuovo guscio, ma ho sostituito la chiave. In questo caso sto riposizionando i contatti della batteria che si erano accidentalmente sganciati da un lato del guscio. Ora, come vedete, vado a riunire i due gusci e c'è una parte dove va inserita la linguetta della molla per dare modo alla molla di essere caricata con una doppia rotazione del guscio prima di chiuderlo.
Ecco fatto, sostituzione della cover effettuata, nonostante l'imprevisto iniziale, insomma, si può effettuare in pochi minuti. Fortunatamente, dopo tutte le peripezie che ho dovuto fare per aprirlo, il circuito elettrico non si è danneggiato, la mia amica mi ha detto che la chiave funziona perfettamente. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video.